Davvero positivo il bilancio dei primi 4 mesi di attività del taxi amico Angeli Car, il servizio che l'associazione Fiore di Mandorlo, Caterina Russo, Onlus ha attivato grazie al sostegno di Sodalis Salerno e all'azione concreta di donazione dell'auto da parte del presidente della Banca di Credito Cooperativo di Sassano, Antonio Calandriello. L'iniziativa ha fatto centro, dimostrando di poter colmare un vuoto importante con il suo servizio gratuito di accompagnamento in auto presso i presidi ospedalieri e centri privati, destinato alle persone affette da patologie oncologiche per cure, controlli e visite mediche. Decine gli accompagnamenti effettuati in questi mesi, in particolare a Napoli, Salerno e Potenza, con i tassisti napoletani che alla vista dell'inedito taxi amico hanno immediatamente indagato, temendo un nuovo pericoloso concorrente sulla piazza, come racconta simpaticamente il presidente dell'associazione Fiore di Mandorlo, Onlus, Nicoletta Pirozzi. Ci si contatta attraverso il numero verde è quello che possiamo vedere sulla portiera della macchina, è 859 83 12. Tante sono le chiamate che arrivano al numero verde, tante anche simpatiche chiamate. Infatti a Napoli, questa la voglio raccontare per fare insomma un po' di risate, a Napoli i tassisti del napoletano si sono preoccupati che gli toglievamo il lavoro, per cui prontamente, come siamo passati per la città, una serie di telefonate a raffica, perché volevano sapere come mai questo taxi non era bianco ma era nero. Quindi insomma è una macchina simpatica, una macchina che, come vedete, dà soprattutto gioia, è una macchina che le nostre signore, che le persone che sono salite a bordo hanno allestito a mo' di salotto, e infatti in questa macchina, che con i suoi cuscini colorati prendiamo anche il dolcino la mattina strada facendo, qualche volta anche il caffè laddove lo si può fare, per cui è una macchina che dà gioia, è una macchina che dà serenità, è una macchina che dà speranza. E ci siamo anche resi conto in questo frattempo che il vero centro d'ascolto non è la stanza che abbiamo allestito a Trinità, che comunque ha la sua importanza, comunque svolge la sua funzione. Il vero centro d'ascolto è proprio la nostra macchina. E infatti è all'interno di quest'auto che tutto si svolge. Ci incontriamo, ci conosciamo, ci si racconta, cominciamo a far sì che le persone che vivono l'esperienza della malattia, che comunque è un'esperienza traumatica, si rasserenino e acquistino la forza per poterla affrontare.